dei tifosi della Lazio, quindi molto sportiva. Molto bella questa immagine, davvero una bella squadra quella del Benfica che abbiamo visto. Siamo assolutamente in orario anche per quanto riguarda la manifestazione, come detto oggi si chiuderà a 12.30 questa mattina, poi alle 16 ricominceremo per le seconde gare dei due gironi. Adesso c'è da decidere quantomeno le gerarchie per quanto riguarda la mattinata, adesso è l'errore del Corverco, della selection Corver Coaching, quindi Tarek. Con Timen che va a rimettere in gioco il pallone verso Skye. Forse questo. Skye Vink. C'è un Vink che probabilmente ha qualcosa a che fare con Marciano Vink, che è un ex sore del Genoa. Ieri era presente anche alla concerto stampa e alla cerimonia culturale. Sì, dà l'idea di essere sicuramente un parente stretto. Intanto Sergio Ramos, tanto per fare nomi importanti, con il numero 9 per il Malaga. Speriamo non tiri i rigori o tiri come ha fatto il suo omonimo l'altro giorno contro la Croazia. Ci sarà Spagna e Italia ovviamente per quanto riguarda gli europei lunedì alle 18, dopo che la Spagna appunto ha perso l'ultima partita contro la Croazia. Croazia prima del giro, attenzione a questa conclusione. Simone Roversi sembrava comunque in traiettoria, il portiere del Corver Coaching. E arriva il gol del vantaggio per l'errore da parte di Simone Roversi, si è fidato troppo della propria tecnica. Sergio Ramos, il numero 9 del Malaga, fa 1-0. Adesso ancora Sergio Ramos che prova a pressare, si disimpegna bene Corver Selection. Pallone a cercare, a trovare il numero 11 Diego Garcia. Mezzo al campo, ancora Vink. Nella posizione che è stata un po', anche se ovviamente qua si gioca a 7, di Marciano Vink in mezzo al campo, davanti alla difesa. Adesso il pallone per il numero 12 Samuel Mena in avanti a cercare il gran movimento con conseguente calcio di punizione subito proprio da Gabriel Mena. Samuel Mena, chiedo scusa. Adesso è pallone per il numero 8 Pablo Martin. C'è solo Vink in barriera, bellissima la parata di Simone Roversi. Qui Timen va in profondità. Simone Roversi che ha dimostrato di essere un ottimo portiere nelle prime uscite,
di poco fa, poi però ha avuto quell'errore fidandosi troppo della propria tecnica individuale. Attenzione a Vink. Vink, forse c'è fallo, non secondo l'arbitro. Vink non è del tutto convinto della decisione dell'arbitro. Attenzione allora alla ripartenza del Malaga. In profondità a cercare ancora una volta Sergio Ramos, che va a cercare, trovare sul secondo palo il tentativo da parte di Samuel Mena, che ci mette un po' troppo però a scegliere cosa fare. Allora Simone Roversi è bravissimo a chiudere lo specchio della propria porta. Bellissimo cross di Sergio Ramos, lo rivediamo con il destro, mettere Mena davvero con l'intenzione di segnare, con lo stinco Roversi sopra la sua porta, grande inizio del palo. Ora Alvaro Jimenez, bel numero di Jimenez, ancora il numero 7. Dietro per Pablo Martin, pressato immediatamente da Diego Garcia, e allora arriva lo scarico, area di rigore, va giù Mena, non c'è niente secondo l'arbitro. Qui è Timen che recupera palla, forse c'è un fallo adesso, infatti arriva il fischio. Adesso il pallone per Diego Garcia. Timen non riesce a tenere il possesso del pallone, e allora Victor Burdes a cercare Samuel Mena. Il pallone in profondità da parte di Pablo Martin, in anticipo Simone Roversi. E il gol del raddoppio per il Malaga, è un gol bellissimo. Molto bello il gol sul secondo palo, non può nulla Simone Roversi. E ancora dunque Sergio Ramos, doppietta per il numero 9, che entra anche lui dunque tra i capocannonieri. Primo di rapina e secondo di precisione, insomma un giocatore che sembra avere le doti del grande attaccante. Attenzione Timen, Timen cerca dentro un pallone per Diego Garcia. Viene fermato Garcia, ancora Timen a lottare. La rimessa laterale è per Corver Selection. Pallone per Thanos Dricos. Adesso parte Sergio Ramos, attenzione alla velocità del numero 9. Ramos cerca il pallone sul secondo palo per Alvaro Jimenez. Grande altruismo anche da parte di Sergio Ramos. E alla fine il pallone in rimessa laterale per Corver Selection. Recupera palla però molto bene Marlon Perez. Adesso c'è Mohamed. Può arrivare su questo pallone Timen, e allora Malaga che recupera palla con il numero 7, Alvaro Jimenez. Il tocco corto è per Samuel Mena, poi Timen recupera palla, prova a involarsi lui verso la porta del Malaga. Attenzione, il tocco corto con Timen che prova a intervenire in scivolata su Fran Arbol, che è bravo a fermare tutto il portiere del Malaga.
Attenzione al tentativo da parte di Sergio Ramos, ancora lui vicino alla tripletta, non trova lo specchio della porta. Recupera ancora il pallone, Samuel Mena ha provato la conclusione, ancora una volta fuori. Pallone dentro, ancora per questo tentativo, il gol bellissimo, ancora una volta Sergio Ramos, davvero bello. Di potenza. Capocannoniere questa mattina Sergio Ramos con 3 gol. Ora Timen a cercare Diego Garcia. Fren Arbol. Il pallone per German Montes. Riesce a chiudere la cover selection. Brutto fallo qui da parte di Victor Burdes, che mette giù Ahmed. Ahmed e Timen si litigano. Il calcio di punizione. Va Timen. Palla dentro e sarà calcio d'angolo. Va Ahmed, pallone dentro sul primo palo, mette fuori il Malaga. Ancora Ahmed, un'altra chance. Dietro il tentativo ancora della cover selection con Gorgios Versakis, che viene fermato per allora. Attenzione alla ripartenza del Malaga. Dentro questo pallone deve uscire Simone Roversi, ma arriva in chiusura perfetto Mohamed. Ali Camara è entrato con il numero 11 per il Malaga. Eccolo, Ali Camara dentro da solo con il numero 2 per il Tapin e German Montes 4-0. Adesso il tentativo da parte di Ahmed di chiudere sul pallone dentro di German Montes. Sarà calcio d'angolo. Qualche problema di vento per il posizionamento del pallone. Sì, è un phon caldo, ma comunque. E il gol, arriva il gol del 5-0. Bella girata. Credo si tratti di German Montes ancora.
doppietta per Montes e tripletta per Sergio Ramos, dunque Malaga che ha già individuato chi potrebbero essere i giocatori più pericolosi, ha fatto sì che insomma le altre squadre individuino i giocatori più pericolosi. Eccolo qua Montes, chiede l'1-2, lo riceve, buona la chiusura però da parte della Corver Selection con Ahmed. Ancora Ahmed ruba palla però molto bene il numero 10 Kenai Fernandez, ancora Fernandez dentro per Camarà che vuole girarsi col sinistro e poi chiude sul suo palo molto bene Simone Roversi. Bravo però Simone Roversi, stilisticamente anche bello da vedere, uno dei portieri migliori direi fin qui. Pallone dentro, il colpo di testa ancora di Montes, voleva la tripletta anche lui, c'è la deviazione però, ah sì, perché va a colpire in realtà un suo compagno di squadra, cioè Kenai Fernandez, avete visto dal replay. Corretta la decisione dell'arbitro, attenzione Ali Camarà, ancora Roversi. E allora dalla bandierina Alvaro Sanchez. Alvaro è un nome che ci ricorda ovviamente Morata, l'uomo più temibile della Spagna in questo momento. Pallone dentro e il gol di Montes, arriva il 6-0 e la tripletta anche per German Montes. E non è ancora finita. Intanto è entrato anche Francesco Centra. Ora il pallone gestito dal Corver Coaching dentro per questo tentativo da parte di Pedro Moreno, ma è bravissimo. Frena Arbol. Pedro Moreno non si capisce con Ahmed per quanto riguarda la lingua calcistica. Si prova una conclusione un po' velleitaria, addirittura Fren Arbol tiene il pallone in campo. Attenzione adesso al tentativo da parte di Francesco Centra, però il pallone è buono ancora per il Malaga. Ali Camarà vede dentro il tentativo del poker per German Montes, che però non arriva per il tap-in del 7-0. Finisce il primo tempo 6-0, tripletta per Ramos, tripletta per Montes. Malaga avanti senza problemi.
adesso attenzione a Sergio Ramos che prova la conclusione, bravissimo Timen a bloccare il numero 9 che però ritorna su questo pallone dentro il tentativo col sinistro e il gol del 7-0 arriva grazie al numero 10 Kenai Fernandez. Miglior differenza reti per ora, 7 gol fatti, 0 subiti, meglio del Benfica che ne ha fatti 6 alla Lazio. Attenzione adesso però ancora Sergio Ramos, se ne va il numero 9 fermato stavolta molto bene da Ahmed, ora è Thanos Dricos per la rimessa laterale che a mio avviso era per il Malaga, infatti l'arbitro cambia rimessa. Si avvicina Eduardo Altosano per ricevere palla da Samuel Mena. Dentro il tentativo ancora per Fernandez. Pallone dentro verso Sergio Ramos. Ferma tutto Francesco Centra. Che prova ad andare da solo, la velocità di Centra che però esce direttamente dal campo e allora la rimessa sarà per il Malaga. Con assolutamente sì. Attenzione a Samuel Mena, se ne va ancora Mena, messo giù al limite dell'area da Thanos Dricos che ha commesso un fallo tattico per evitare che Mena si ritrovasse a tu per tu con Simone Roversi. Calcio di punizione adesso per il Malaga però. Sul pallone Eduardo Altosano. C'è anche il numero 10 Kenai Fernandez. Altosano col sinistro, la barriera a respingere, poi ancora il tentativo del numero 6 e sarà calcio d'angolo per il Malaga. Non era male la punizione di alla Davids, insomma. Il pallone dentro per il tentativo di testa di Sergio Ramos, fuori per fortuna di Simone Roversi, anzi è entrato in porta Javier Monedero, e quindi secondo portiere della Corver Selection è Javier Monedero. Tanto Timen tiene palla, la perde sull'attacco di Fernandez, poi prova ad arrivarci Pedro Moreno. Tentativo adesso con il sinistro e la parata a terra. La migliore occasione della partita per la Golden Selection con Stepping, numero 10 che è stato schiantato al sinistro. Forse Skype avrebbe potuto dire che trattava di tiro un po' telefonato. Adesso il tentativo ancora da parte di Sergio Ramos, chiude la Corver Selection, rimessa laterale però ancora per il Malaga con Samuel Mena, tocco corto per Altosano, buono il pallone per Germán Montes, ancora Montes allarga il gioco, un rimpallo stava per favorire i giocatori del Malaga, alla fine sarà calcio d'angolo per gli spagnoli. Ora è entrato anche con il numero 4 Marlon Perez, intanto Altosano dalla bandierina, il pallone sul secondo palo, l'uscita con i pugni
da parte di Monedero, che alla fine torna sul pallone in presa bassa. In avanti il tentativo da parte di Monedero. Attenzione, Ramos col destro, incrocia benissimo, ancora una volta pericoloso Sergio Ramos. Timen. Adesso il tentativo da parte di Giorgos Versakis. Ma il Malaga recupera palla, adesso Sergio Ramos, attenzione. Il pallone dentro. Mentre qui sbaglia il controllo Marlon Perez. Ora Tarek. Questo tentativo da parte della Corver Selection, ma chiude ancora bene il Malaga. Il pallone per Herman Montes, all'indietro per David Perez. Il controllo di piedi del portiere del Malaga. Ancora Herman Montes. Centralmente per Marlon Perez, che va in profondità a cercare il movimento di Sergio Ramos. Attenzione, velocissimo il numero 9. Ramos, c'è Mena in mezzo al campo, in mezzo all'area di rigore, servito il numero 12. Fernandez per lo scarico. Mena tiene palla, subisce il fallo. Sarà calcio di punizione per il Malaga. Proprio il numero 12, Samuel Mena, che andrà a battere. Vediamo se cercherà l'incrocio. Samuel Mena va con il destro, basso, ancora barriera. Mena ancora una volta con l'incrocio, questa volta pallone fuori. Dal fondo Javier Monedero, mentre un po' di cambi. Cosiddette braccia d'anfora, posizione, postura inventata da Franco Baresi nei suoi ultimi anni al Milan. Tra l'altro con la mimica Timen cerca di farsi capire da Diego Garcia, che ha capito un po' tardi che doveva andare avanti. Il pallone è proprio per Diego Garcia. Timen litiga per un attimo con il pallone, poi lo recupera, va in progressione il numero 7, ancora Timen, tocco largo. Intanto Pablo Martin allarga per Herman Montes in profondità a cercare Ali Camara, riceve palla, Camara cerca il pallone dentro per il numero 7 che vuole il giro, era Alvaro Jimenez, sbaglia però, la conclusione in porta.
Kamadou. Konadou. Adesso Marlon Perez. Tocco corto per Germán Montes. La rimessa laterale per il Malaga. Attenzione a lì Camara. Gran numero. Va Camara. Vuole l'area di rigore. Si chiude la difesa della Corver Selection. Però Camara torna su questo pallone. Ancora Camara al centro dell'area di rigore. Non riesce ad arrivarci Álvaro Jiménez, che poi si impegna e si sacrifica nel tentativo di tenere in campo questo pallone. Senza successo. Allora Taimen per la rimessa laterale. Continua a dare indicazioni Taimen ai suoi, che però non lo considerano molto. Germán Montes vuole liberarsi in area di rigore, il solito Taimen che è un po' ovunque, va a chiudere. Cerca il numero, ma è bravissimo però a intervenire Pablo Martín sul pallone. Sarà calcio d'angolo, un Vink che tocca probabilmente, sporca il pallone, un'entrata in scivolata un po' pericolosa. Eccolo Taimen, porta palla il numero 7. Tocco corto per il tentativo da parte di Versakis, messo giù. Chiede scusa il capitano Pablo Martín. E allora Ahmed lascia l'incarico. Se Vink decide, dovesse decidere magari di calciare direttamente in porta, sembra che abbia questa intenzione il numero 10. Va Vink infatti direttamente in porta con la bella parata da parte di David Perez in calcio d'angolo, corner per Corver Selection. Attenzione adesso alla ripartenza del Malaga con Camara dentro per Álvaro Jiménez, rientra su Tiemen, aspetta l'arrivo di Ali Camara, ma lo serve con un pallone un po' pigro che non può raggiungere il numero 11 del Malaga, recupera comunque palla la squadra spagnola. Germán Montes cerca addirittura una conclusione, smanaccia in qualche modo Monedero e poi arriva il sinistro, questa volta fuori misura da parte del capitano Pablo Martín. Ti ufficializzo che c'è della parentela tra Sky Vink e Marciano Vink, perché Marciano Vink, che è qua seduto vicino alla nostra postazione in tribuna, ha appena cercato di incitare il numero 10 della Corver Selection, quindi. Camara col destro, è bravissimo ancora Monedero a respingere. Sulla respinta però arriva il numero 7 del Malaga, Jiménez, che va a scontrarsi però con le maglie rosse della Corver Selection.
qui prova a lasciar sfilare Dricos, rivediamo il destro con la punta del piede di Ali Camara per anticipare la chiusura. Camara interviene su Taimen Jimenez, pallone dietro poi con il numero 5 Alvaro Sanchez, direttamente tra i piedi del portiere David Perez. Subisce fallo qui il Malaga con il suo numero 3 Victor Burdes, che batte velocemente la punizione sbagliando, però allora recupera la cover selection. Vink, che è dotato tecnicamente, prima ha fatto vedere dei numeri, palla al piede, non ha compagni però e non ha movimento soprattutto da parte degli altri compagni. Ancora Vink, si appoggia adesso a Dricos. Taimen prova a dare una mano anche in fase offensiva e poi la respinta però del Malaga. Attenzione, ripartenza di Ali Camara, è velocissimo Camara, in mezzo c'è Jimenez. Camara, il palo di Camara, non vede Jimenez dentro l'area di rigore, qui poteva anche servirlo, sarebbe stato un gioco da ragazzi, anzi da pulcini in questo caso, per Jimenez metterla alle spalle di Monedero. Vink, Vink prova il tocco sotto, ancora Vink, la possibilità senza il portiere, invece torna David Perez su questa palla bassa. A proposito di escursione, ricordiamo che tutti i bambini di questo torneo del Venice Champions Trophy domani pomeriggio saranno in gita con un traghetto a Venezia, poi con una parata in gondola per vivere anche appunto la bellissima città unica al mondo che è Venezia, quindi insomma non solo il gioco del calcio ma anche spirito di aggregazione, amicizia tra tutti i bambini che giocano a questo bel torneo, uno assolutamente dei più prestigiosi. Ora David Perez allarga il gioco molto bene dove c'è Burdes, recupera palla Tarek, ma attenzione Camara, ancora parte Camara, dall'altra parte Jimenez, questa volta lo vede Camara, Jimenez può andare col destro, rientra ancora Jimenez, prova a calciare, il pallone è fuori, bello però il movimento da parte di Jimenez che rientra col destro, guarda qui come fosse... Adesso è Taimen, tocco per Vink, un dribbling da parte di Sky Vink, tiene ancora palla il numero 10, figlio d'arte Sky Vink, qui sbaglia l'appoggio, allora interviene Herman Montes, cerca di servire Camara, ancora Montes, poi Jimenez nel contrasto lo perde con Vink, però non riesce a servire davanti il numero 9 Pedro Moreno. E allora Jimenez, tocco dentro, Ali Camara, 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 area di rigore, Camara, bravissimo Monedero, che era stato colto anche in controtempo, è tornato sui suoi passi, è riuscito a parare questo... Molto bene i portieri della Corver Selection. Qui intanto è Francesco Centra che prova a servire Pedro Moreno. Ora un tentativo di sfondamento da parte di Dricos. Adesso il tentativo ancora da parte di Centra per ora Taimen. Taimen si gira, si volta e cerca il numero 8 Dricos, era una bella idea quella di Taimen, un po' meno l'esecuzione.
arriva il triplice fischio, applausi per il Malaga che vince 7-0 e va in testa al girone B. Malaga 3 punti, un punto per il Manchester United, un punto per il Krasnodar, 0 punti per la Corver Selection. Dall'altra parte il gruppo A con i 3 punti del Benfica, i 3 punti dell'Ajax, 0 per Lazio e Lugano. Allora ci lasciamo per il pranzo, per il riposino pomeridiano, ci ritroviamo oggi pomeriggio alle 16 per tutte le altre gare del girone A e girone B fino alle 19:30 insieme. A dopo.